Colmson il Larry. Una volta non eravate migliori amici? Siamo ancora migliori amici. No, invece. Chi lo dice? Siediti altrove. Quindi, se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto. Non mi hai fatto niente. Ma è che non mi vai più a genio. Ti andavo a genio ieri. Perché non vuole più essere tuo amico? Quanti anni ha? 12? Che succede tra te e mio fratello? È noioso, Shavon. Ma è sempre stato noioso. L'altra sera, per 2 ore, sei rimasto a parlarmi di ciò che avevi trovato nella cacca della tua asinella. La cacca non era dell'asinella. Lo sai, era del mio pony. Ecco quanto mi ascolti. Se non la smetti di parlarmi... Con! O di infastidirmi. Ho delle cesoie a casa mia. E d'ora in poi, ogni volta che mi darai fastidio, prenderò le cesoie e le userò per tagliarmi un dito. E te lo darò finché io non avrò più dita. Le cose ti sono più chiare adesso? Niente affatto, no? A partire da adesso. Ma... Sta zitto, Patrick. Insomma, sta zitto. Sì, insomma, sta zitto. Non vorreste che se ne tagliasse uno per vedere se bleffava? No, non vorremmo. Perché nella peggiore delle ipotesi potrà suonare il violino con 4 dita. Torna dalla tua combriccola, Patrick. Stai parlando con me, vero? Perché non parli più con Patrick Sullivan? Questo non è un peccato, vero padre? No, ma non è molto gentile, vero? Sai chi viene ricordato del XVII secolo per la sua gentilezza? Chi? Assolutamente nessuno. Eppure ricordiamo tutti la musica dell'epoca. Chiunque senza dubbio conosce Mozart. Beh, io no, la tua teoria è nulla. Posso aspettare di vedere altre follie! Perciò finiamola qui. Non la finiamo qui. Questo è l'inizio.